Lui è 1,85 per 107 kg, abbiamo detto classe 98, prima convocazione in nazionale, anche lui giovane, e ancora porta lui la palla, un grande atleta. Touchdown Inghilterra. Adesso vedremo il replay di questa giocata. Peccato, Beh, peccato. insomma, ha saltato anche un placcaggio con nonchalance, entrando in end zone. In live vedremo adesso l'extra point. Tutto pronto per extra point, arriva lo snap, arriva il calcio sembra da qui buono e lo è. Numero 17, Alexander Lenkowski, uno dei capitani, mette dentro il primo extra point, 7-0, Gran Bretagna, partenza sprint. E ci giochiamo l'uno contro uno, il mismatch. Bene, formazione Zaratka, aperta. questa volta Gentili, touchdown Italia, che segna i primi 6 punti di questa partita. Con Mike Gentili, un taglio dentro facile, ottimi blocchi e la linea d'attacco. E quindi 7 a 6 in questo momento il punteggio prima dell'extra point. Molto molto facile questo, è entrato indisturbato e chiaramente questo è il buon segnale, il segnale che ci aspettavamo dalla panchina nostra è quello di aver sezionato, cominciato a sezionare i nostri avversari. Vediamo adesso il ci Boni, troviamo sì. esatto Boni, al loader per Barbaro che si appresta a calciare questo extra point, il primo della sua carriera. Arriva lo snap, arriva il calcio, buono, Il 7 calcio è pari. buono. Un drive perfetto. Alsbrook sposta un uomo, una formazione molto stretta per la Gran Bretagna, ancora lui, ancora Obi, ed è touchdown Gran Bretagna, touchdown Great Britain. Dwayne Obi running the ball into the end zone. Molto bene, molto bravo. Io metto dentro un po' di inglese per gli amici che ci seguono dall'estero. Siamo collegati già in parecchi. Welcome to the world, to the Great Britain friends that are watching our streaming. Now Great Britain is leading 13 to 7, scoring exactly 1 minute ago with the number 22, Dwayne Obi. Tutto pronto per l'extra point. Ancora il numero 17, Alexander Lenkowski. Arriva lo snap, arriva adesso, hold kick e sembra Ah, buona. E sembra buona ed è buona. peccato, Sembrava fuori. sembrava fuori e sembrava anche toccata, E la sembrava. prospettiva inganna, quindi 14, 14 to 7, leading Great Britain to Italy. È una coperta corta la difesa, quindi adesso vediamo, mostrano un Bene, blitz bene. in questa Vai circostanza. blitz, Buono, niente, buono, coperto tasca da Gentili, tenuto e qui ci Zaratka al siamo. piano, touchdown. Tanzirsek e il Vigorelli esplode. Gli applausi. E qui gli abbiamo fatto vedere come si gioca, come si gioca il passing game soprattutto, perché abbiamo fatto un drive quasi tutto di passing game, tutto di velocità, abbiamo preso millimetricamente la zona libera, che dire, un drive perfetto, quattro giocate, quante sono state? Sì, 4, 4 forse 5, 5, siamo esatto. arrivati all'altra parte, adesso è tutto pronto, ancora Barbaro per l'extra point. Ecco la palla, ecco Barbaro, arriva il calcio, alto, molto alto per non farselo bloccare, buono, nei pali, 14 pari, l'Italia rimette il punteggio sullo 0-0, 14 all, Italy and Great Britain, 5 drives, 4 touchdowns, ci informa che sono 4 minuti e 37, 4 minutes 37, drammatico snap che adesso Barbaro deve gestire, riesce a calciarla, mamma mia, safety. È una safety questa, sì, E purtroppo. allora qua bisogna anche Aia. dire che la Gran Bretagna fa 2 punti. Fa 2 punti e prende la palla. Adesso calcio. E l'incolpevole Noi dobbiamo Barbaro, che ora calciare. si dispera, ha cercato di calciare comunque la palla, non è riuscito, è andata fuori lateralmente, lo vedete nel replay. E questa roba costa 2 punti, è una sorta di autogol per Purtroppo. l'Italia. E quindi Gran Bretagna che va a 16. Italia, Zaratka si gira sulla destra, Sì, cerca il c'è, centro, c'è, c'è, c'è. touchdown! Touchdown Italy, touchdown! E qui abbiamo dato lezioni di come si gioca a football. E qui l'air raid di coach Davide Giuliano, magistralmente interpretata da Luke Zaratka, lo vedete nel replay, Tasmin Sek. con Tanzirsek al centro, una skinny post, molto ben giocata, bravissimo il giocatore italiano a tenere la palla malgrado la copertura. Italia che va avanti, 20 a 16.
Italy now leading 2016 before the try. Coming. Boni is the holder. Barbaro kicks the ball. Is in 21-16. Italy leading in this final part of the first half. Incredibile football americano oggi al Vigorelli. Ci stiamo veramente divertendo. Mancano 28 secondi, Claudio. Che partita! Vediamo se la palla va sulla terra o va per aria. Zaratka va per aria, cerca il ricevitore a destra, in scramble per Gerbino. Sì, touchdown Gerbino. Ancora Italia, ancora segniamo, ancora 6 punti. 27 adesso. Coraggiosa scelta di giocarsi il quarto e due, anche perché potevamo prendere un vantaggio di 8, andare a più 8, e invece abbiamo scelto e dato ragione a questa scelta coraggiosa, ma che ci porta a una situazione molto molto più comoda. Questa segnatura, Claudio, è un po' la firma su questo drive, perché capitalizzarla è stato fondamentale. Adesso abbiamo un discreto divario, perché sono 11 punti che non sono facili da recuperare, considerati 3 minuti e 18. Con Barbaro che va alla try, Boni al holding, arriva la palla, arriva il kick e dovrebbe essere buono, e lo è. Quindi sono 28 punti. Single ricevitore a sinistra, arriva lo snap, quarterback che si gira, ancora la stessa, stavolta è buona, touchdown Gran Bretagna, l'ha tenuta e anche bene, la vediamo adesso nel replay. Qualcuno dell'Italia si lamenta di un possibile tocco a terra della palla, ma non credo, io credo che abbia fatto molto bene con il replay. Poi era coperto bene dagli arbitri, sia dal centro che dal profondo, quindi ineccepibile. Touchdown Great Britain. Sul touchdown purtroppo ci siamo fatti trovare questa volta impreparati, più un errore tecnico. Vediamo la trasformazione, sembrerebbe fuori. No, è buona. E io sono sempre buona, ingannato da questa prospettiva. No, ma la prospettiva con la curva dietro, guarda, qui è un po' difficile. Pazzesca. 23 punti, mi sono perso il numero del ricevitore che ha segnato. È il numero 89, che è Joseph Hamilton, touchdown. Hamilton, bravo, lui. Uno che sicuramente in questa partita ha detto tanto. Vediamola, vedi, qui prende il leverage interno, esatto, del cornerback, e lì quando ti prende il leverage interno sei qui fottuto. Purtroppo paghiamo la safety. Siamo quasi a 3 ore di partita. Zaratka chiede la palla, arriva la palla, ancora Gentili, ancora al centro e prende il primo down. E adesso sale sugli scudi anche Mike Gentili. Victory formation. Sì. Signori, l'Italia, campione d'Europa 2021, si appresta a difendere il suo titolo nella pool 1-4 per questo europeo 2023. Zaratka si inginocchia, l'Italia vince sulla Gran Bretagna 28-23, e si guadagna il diritto insieme ad Austria, Finlandia e Svezia di difendere il suo titolo appena conquistato un anno fa, con un roster rinnovato, con tanta volontà, avendo sofferto all'inizio in una partita di grandissimo livello. Abbiamo visto del buon football, due squadre che hanno onorato veramente il campo. Sì.